Ben ritrovati a tutti per il terzo post partita. Sono questa volta in interviste, sono anche un po' emozionatino. Parlare con una grande gloria del League of Legends europeo. Sono qua con Kikis. So, Kikis, thank you so much for joining me in this interview. First thing first, Yo. I wanted to ask you about your current performance. If you're satisfied, how Axalt is doing and what are your goals for this plate? I mean, well, you could see this game, I'm satisfied. I don't think I made like any mistake. For the previous week, I mean, first game, it was okay, but I was mad that I didn't get like the first grab, and overall it was just okay game. So I'm not satisfied with just okay. And the second game, it was kind of hard to play this out. I think I was really cocky to pick Talia there. So overall, like, I'm not satisfied, but it's been only three games, and this game, like, that's how I want to play, obviously. So I think this is gonna, like, okay, maybe not something like this, but this is the level that I think I'll be putting out usually. Of course. Gli ho chiesto quale fosse un po' il suo bilancio di queste prime uscite, quale fosse il bilancio della performance del suo team, della performance individuale. Ha detto che riguardo il game d'Italia forse è stato un po' cocky nella scelta del campione, su quel secondo game non è stato proprio contento del livello che ha mostrato, stesso vale per il primo game. Parlando invece di questo terzo game, è molto più contento del ritmo che ha saputo dare alla partita e pensa che sia proprio questo il tipo di momentum che riesce a portare a questi Axolotl. Voglio poi rivolgermi una domanda che ci ha fatto Deugemo su Twitter, quindi anche voi avete l'occasione durante i post partita di fare un salto a fare l'intervista, di lasciare un thread sotto i post riguardo l'intervista, e Deugemo gli ha chiesto cosa lo ha portato a scegliere una non accredited IRL per il proseguo della sua carriera. So, as I mentioned you, when we were waiting, one question that I'm forwarding to you from our dear Deugemo, which is an esports reporter based in Italy, is what brought you to the decision of joining Axolotl in this in PG Nats, which is a non-accredited IRL. So how does that come in this moment in your career? To be honest, after last year's, my career wasn't really going on a good way. And I was surprised that this offseason, like, I wasn't really like hot take or anything. There's not like that many teams wanted me, like, being completely honest. And I just went for what not only I felt is the best for me, but also like obviously the best offer, right? Because usually like everyone is gonna choose what is best for him. So I just choose the best available offer that was presented to me. I like the like idea of the lineup, and also like obviously being in a league that can go e-masters, and I do thought that with this set of players we can be like top two in PG Nationals. What would happen after if we manage that, then that's like a different story. But yeah, like I feel like, so I've been like at the top, I've been like my career was like this, now it's kind of like but I understood that I need to like go step by step, like slowly upwards. And if that means that I have to like go back and play in like ERLs or whatever, then I'm gonna do it. You know, like I had ego before about joining some teams, but now like I don't. I not only I cannot, but also like my mindset changed. No. Thanks so much for sharing your mindset. Ha detto che semplicemente si è reso conto di aver avuto una carriera che da in crescita è andata poi ad essere un pochino più oscillante e che poi ha preso una piega un pochettino più di declino, ma ha detto che pur non essendo un pezzo caldo sul mercato durante questa off-season è stato molto contento di poter continuare a giocare a League, di poter continuare a giocare comunque ad un livello che gli consentirebbe di arrivare in EU Master, e poi ci penserà se poi dovesse essere quello il prossimo step nella sua carriera. Per ora è contento di aver trovato una dimora, di avere un mindset che lo abbia anche fatto vivere serenamente questa decisione, non sente più di avere alcun ego riguardo al fatto di dover accettare solo determinate offerte, è semplicemente contento di potersi rimettere in gioco e di poter proseguire a giocare lì. So, those answers were very, very insightful. I'll be letting you free. Thank you so much for joining me in this interview, and hopefully this will not be the last time. So, thank you so much, Kikis. Thank you very much, and take care. Bye-bye.
Sul finale ha detto semplicemente ringraziato per l'intervista. Io sono un pochettino emozionato e contento che abbia avuto così Come hai spazio fatto a qui. non fanboiarlo più che altro? Dov'è Non mi sono il trattenuto, TF Jungle? mi sono un po' trattenuto, infatti ho Lo voluto chiudere la Shaco? stretta, però no, sicuramente ho un sacco apprezzato l'insight, cioè ha parlato molto liberamente, apertamente di un aspetto che in realtà può essere anche un po' delicato. Io questa è una domanda che gli ho chiesto Eh sì. se gli andava di discutere fuori onda, perché comunque non do assolutamente per scontato che un giocatore che fa quel percorso e arriva adesso abbia anche solo voglia di elaborare. Magari trova che la domanda sia triviale, che la domanda sia scomoda, che la domanda sia banale, che la risposta sia, beh, appunto, mi sono ritrovato ad accettare questa posizione, però anche, mi è piaciuto molto che abbia anche appunto aperto al discutere del suo mindset, abbia affrontato apertamente il discorso sull'ego che inevitabilmente si genera quando arrivi a giocare in franchise. E che anzi si stia proprio compiacendo di aver riabbracciato il mindset di una persona, di un player che è ancora nel grind e che deve anche accettare di fare un paio di step indietro per ricostruirsi una rampa. Poi magari chi lo sa, giocare in franchise forse no, però magari ricoprire un ruolo. Oh, abbiamo avuto Febiven in EU Master in Top 8 per 10 anni, fa sapere. Devo dire che è stato innanzitutto molto maturo, ma anche veramente onesto, un po' come il suo Graves onestissimo, cioè top damage in un game dove vieni comunque outrangeato dalla bot lane. Hai magari questo Ornn into GP, però ha fatto veramente un grandissimo lavoro, ha sfruttato tutto quello che gli era stato dato per fare bene. E un giocatore di un'altra caratura che comunque accetta di rimettersi in gioco non può che avere il mio totale rispetto. È stata anche una bellissima intervista vederlo un po' sollevato forse dalla pressione che si era messo su se stesso dalla prima settimana, con un pick di Thalia anche out of line. E li ho rivisti non solo maturati, ma anche proprio più adeguati al match questi Axolotl. Devo dire complimenti. Complimenti, sì, e questo ci riconferma un po' quello che avevamo già detto nei giorni passati, ovvero quanto la presenza di un giocatore così esperto, comunque che ne ha viste tante, può essere d'aiuto a un team, a fare un po' da collante a quello che è il team degli Axolotl, giocatore che tra l'altro si è assicurato l'MVP di questa partita, Meritatissimo. Chi come se non lo già. deserve? Come già immaginavamo, ma adesso è il momento di andare a vedere l'ultima partita di oggi. Quindi parola ai caster. Ancora? Ancora? Fatta Perdonatemi, falsa ho partenza? falsa partenza, devo avere la Allora metà, ti mi ha do un'esclusiva. Ti cliccato. do un'esclusiva, Giulia. Vai, Ti do un'esclusiva a vai. te. Volevo tenervi pronti. Io Sì. nel fuori onda, ma magari non tutte le domande che faccio ai giocatori le posso trasporre, alcune le metto magari Sì. su un tono più della chiacchiera, però tengo comunque qualche informazioncina. E un'informazione che mi è piaciuta molto condividere con il buon Kikis riguarda Obelisk, perché lo stesso Cree, lo stesso io Cree, gli stessi io Cree, nel fuori onda, dicevamo, guarda un po' sto Obelisk che molti avevano additato come il weak link di questo team. Come sta performando bene? E lo stesso Kikis ha detto: è proprio vero. Pensavo proprio, cioè si pensava internamente, anche molto, alla fine, ragazzi, in un team lo si sa, chi deve un pochino stare attento, chi è un pochino messo più nella posizione di dover carriare, chi di mettersi a disposizione, chi di limitare i danni. E il buon Obelisk sembrava un pochettino dovesse essere quel player da tenere d'occhio, augurarsi che non combinasse pasticci, che giocasse weakside tranquillo. E invece anche Kikis se ne è detto molto molto contento. Quindi se non altro, ecco, ancora una volta colpo di spugna alle tier list, che so che se vi ricordo avevano dato Obelisk tra gli ultimi. Per me adesso è assolutamente un top laner da metà tendente alla parte alta della classifica. Per le sue tre uscite di questo inizio non può scendere sotto la metà, impossibile. Sì, devo dire validissimo e soprattutto coraggioso anche lui come impostazione alla partita. Prendo il mio Ornn e non avrò comunque questa jungle attention, ma mi faccio vedere dopo e mi faccio valere ulti di Ornn impeccabili. Non me ne viene in mente una sbagliata, guarda, quindi sicuramente
terremo d'occhio un po' di più questo colosso. Assolutamente, stavolta la notifica mi è arrivata giusta, quindi adesso sì che siamo pronti a vedere l'ultima partita della giornata. GG Sport contro Cyberground Gaming, parola ai caster. Taeyeon contro Tinelli. E grazie mille al nostro analyst desk, è proprio vero, Taeyeon contro Tinelli, non vedo... Stanno proprio ovunque ormai, cioè li trovi dappertutto questi sapling. GG è contro Cyberground, insomma. Taeyeon contro Tinelli. Non vedo l'ora. Devi sapere, Rob, che io ho iniziato nell'eSport nel 2020, più o meno, come sempre. Giovincello. Quando non è successo nulla nel 2020. non, a livello di attività intendo... Nel mondo in generale. Pubblica. Sì, esatto, non è successo nulla assolutamente nel 2020. E il primo torneo che ho ostato all'epoca è stato vinto da un team che in botlane aveva Taeyeon e Tinelli. Me li sono trovati fino al 2021 in ogni cosa che erano sempre lì, letteralmente sempre lì, fino a che Tinelli non è arrivato in PG Nationals. E ora c'è arrivato anche Taeyeon. Stavi aspettando questo momento, è l'eterno ritorno, è una sfida che effettivamente si andava ad attendere da un po', ma anche perché queste due squadre, se devo pensare a che cosa ci hanno detto in prima settimana, ci hanno detto di poter sorprendere. Yes. Sono due squadre che hanno le basi per puntare alla vittoria e... questo vederlo adesso in uno scontro di chiusura di giornata, dopo che oggi abbiamo visto diverse sfaccettature di League of Legends, abbiamo visto partite combattute, abbiamo visto stomp, abbiamo visto partite lente, questa bisogna cercare di capire che nota vuole prendere, perché abbiamo avuto già l'imposizione del mito del cannolo nella prima settimana su quella che è stata un miracolo di draft, vediamo se riuscirà a ripeterlo. E tra l'altro il cannolo... contro chi di meglio si dovrebbe imporre se non contro i nostri siciliani Cyberground. Pronti i G-Sports al lato blu, i Cyberground al lato rosso della mappa. Vedete Taeyeon e Tinelli ovviamente, ma non solo loro. C'è tanto in questa partita, c'è tanto di divertente. Anche i coaching staff italiani, il cannolo contro Raids. Abbiamo Jeppe Hau, ribattezzato Jeppesang nella sua recente avventura con Mumu. Abbiamo Forsaken, che molti vorrebbero rivedere in intervista a questo punto in chiusura di giornata. Abbiamo Nuke, che ha avuto una partita positiva molto buona, una partita in cui non ha letto proprio bene il matchup, quindi ancora un punto interrogativo sulla sua top lane. E Vigil, che comunque, se dobbiamo pensare ai nomi che hanno scritto comunque diverse pagine su territorio nazionale con diverse casacche, Vigil è una di queste. Sì, assolutamente sì. L'abbiamo parlato spesso, il suo esordio praticamente tantissimo tempo fa nel 2019, poi dal 2020 assente nel PG Nationals, ora torna. Tu parli dell'esordio in PG Nationals. Yes. Esordio ai tempi storici in Team Forge, quindi stiamo parlando appunto di qualcosa che è un po' di tempo che non vediamo neanche come marchio, esatto, sui territori nostrani, con ovviamente nostalgia. Era il periodo tra l'altro di Click Giungla quello. Sì, esatto. Aveva Click ma come jungler, sì, in team. Volevo citarlo prima, Click che ha vinto il PG Nationals in due ruoli diversi. Allarme Heimerdinger Open, ma il primo pick è Varus. Cosa che non spegne quell'allarme, perché esatto, Heimerdinger è un ottimo compagno di corsia. Ashe non è più disponibile, Caitlyn non è più disponibile. Questo significa che comunque non solo Heimerdinger è disponibile, ma ci sono pochi modi per tenerlo a bada. E arriva Vai. Paura. Contro, allora, abbiamo appena visto una Vai poco contestualizzata fare una brutta fine. Sì. Vai è un campione molto forte, ma a tratti è un bait, perché è uno di quei campioni difficilissimi da draftare al 100% del suo potenziale. È un campione che, se non viene preso nelle prime fasi della draft, verrà sicuramente rimosso o preso dagli avversari, ma contemporaneamente, se viene preso nella prima parte di draft, rischi di essere gestito dalla draft avversaria, rischi di creare quei mezzi di separazione che rendono l'ingresso ingaggio di Vai sempre pericoloso. E adesso ci aspettiamo Heimerdinger, ma arriva Wukong ed è proprio uno di quei mezzi di isolamento che va a gestire Vai. Sì. Appena Vai decide di andare in profondità, arriva il clone, arriva il doppio ciclone e diventa molto difficile creare follow up, specialmente con un campione da DPS a corta gittata come Ryze. Quindi per adesso GG è so che suona strano, ecco, stavo per dirlo, so che suona strano, ma aspetterei a mettere il supporto giù, perché l'angolo potrebbe essere per Brom, questo, per Yeppeau.
potrebbe assolutamente esserci la possibilità di andare a inserire un così forte counter engager. O te ne dico uno ancora migliore, vai, che vorrei tanto vedere giocato di più, ma Taric. A me piace Taric, tantissimo Taric in questo meta, mi dispiace che non venga esplorato ulteriormente. In questo meta di preciso contro così tanto poke in lane fatichi a giocare un campione, lo so, come purtroppo gli serve una marcia in più, sì, specialmente sugli storici abnormi costi in mana sulle guarigioni. Però il ban è su Alistar, a proposito di campioni, okay, che faticano in questo meta. Alistar è, beh, Alistar è un counter di Sivir, però. Sì, quello. E sì, gestisce bene Vi, perché gioca nello stesso pattern di gioco che avevamo annunciato essere il counter di Vi. Vi non la counteri con un campione, la counteri con uno stile di gioco. E il ban dall'altro lato arriva su Yumi. Quindi nel vedere i CGG spaventati dagli Yepesang, hanno bannato tutto quello che può essere il suo ingaggio dalla corsia inferiore, riconoscono comunque i CGG la categoria di giocatore, e i GGR rispondono rimuovendo qualcosa dal lato diametralmente opposto. Via 2 Enchanter, via 2 Engager. Vedremo ora se c'era spazio per i supporti. Swain già giocato la Dreammaker la settimana scorsa, non è andato benissimo quel game 2, però ha comunque un buon scenario. Non sarà facile per lui passeggiare nelle torrette di Heimerdinger, ma occhio, perché Yepesang può tirare fuori la magia adesso. C'è tanto ancora che può... Può tirare fuori Jhin. Sì. Può tirare fuori Jhin, perché comunque il danno magico è già abbastanza coperto sotto forma di DPS da Swain. Si può andare su doppia letalità bot side. Hear me out. Vai. Non succederà. Appunto. Dicevo, Kalista support e lanci dentro Swain nei fight. Sposti la lancia più avanti. Però stupendo, però no. Il problema grande qui è rinunciare alla Kalista support, che legandosi al tiratore ha il doppio proc in, sì, fase di corsia, quindi si perderebbe tanto danno. C'è Miss Fortune, stiamo parlando come se non fosse, sì, Miss Fortune quella. Potrebbe ancora essere Miss Fortune ADC con Varus support? Potrebbe ancora essere Miss Fortune come... sì, con Swain support e Varus mid lane? Sì. Potrebbe essere tante cose, però... quello è Ornn top lane, quello lo sappiamo. Ornn support con Swain top, Varus mid. Ornn support è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuta in teoria, ma... quella è la Zeri di Vigi? No. No, quella è Zeri top. Allora, questo entro io in gioco se è Zeri top. È Zeri top, quindi perfetto, casa mia questa. Ranged top laner. Avevo teoricraftato diversi potenziali inserimenti di Zeri sulla corsia superiore dopo il cambiamento che ha ricevuto, sì, per renderla più bilanciabile in bot side. Zeri, quando è nata, momento tristissimo per la storia dell'uomo in generale, Zeri, quando è nata, effettivamente aveva questa sua doppia forma. Giocava come top laner e come ADC. Sì. Perché? Perché aveva una build da Bruiser. Andava a prendere Virtù della Triade, Idra Famelica, Uragano di Runan, era un periodo oscuro. Ecco, quella Zeri funzionava in top lane perché aveva quella build con le forti resistenze, che andava quindi a bypassare il fatto che un campione così mobile era bilanciato attorno all'idea di essere poco resistente. Non sei poco resistente se hai 5000 HP sul tuo AD carry. Hanno agito per rendere quella build poco valida, Zeri top è scomparsa perché non reggeva più quel lato di mappa con quella con la build da tiratore canonico, e soprattutto aveva bisogno di troppo tempo per scalare, perché scala il terzo oggetto da critico, e aveva bisogno di un supporto dedicato. Che cosa è successo col bilanciamento di Zeri? La gittata eccessiva, ricordiamo che prima del cambiamento il suo fuoco a raffica aveva una gittata di 650, adesso è 575, rendeva Zeri priva di counterplay. Aveva una gittata troppo sicura senza doversi muovere, e quando iniziava a muoversi si muoveva troppo. Hanno deciso quindi di ridurre sensibilmente la gittata, che passa da 650 a 575. Siamo passati dal range di Caitlyn al range di Varus, in quanto a lunghezza del skill shot. E la cosa è stata compensata con resistenza in più, perché dici, bene, adesso ti devi esporre di più per fare danno. Inoltre, la durata dei colpi penetranti dopo lo scatto è passata da 3 a 5 secondi, quindi dando più wave clear a Zeri e possibilità di punire meglio campioni che giocano in mezzo alle ondate. E se noi prendiamo la Zeri che era scomparsa dalla top perché non aveva abbastanza resistenze e le restituiamo le resistenze, è una Zeri che può tornare in corsia superiore. Anche perché comunque la Zeri da Idra Famelica e Uragano di Runan esiste anche nel ruolo, sì, di tiratore, e niente ti impedisce di proporla adesso dalla top side. Quindi, nonostante sia una cosa che è molto fuori dagli schemi, mm-hmm, è una cosa che prima o poi mi sarei aspettato. Niente ti impedisce di proporla se non il buon senso. E non ho mai avuto a che fare con quello in vita mia. La benevolenza umana. Neanche con quella, nel senso, gioco ranged top.
Povero Forsaken, questa partita. Che incubo per Ornn. Non è una bella vita. No, è proprio una brutta lane. Non contesti l'ondata, vai a creare terreno artificiale attraversabile da Zeri, quindi anche nel peggiore dei casi vai ad estendere la gittata del suo scatto nel tentativo di bloccarla. Hai bisogno comunque di tempistiche perfette per cercare di bloccarla e sono anche curioso di vedere il setup di sia rune che incantesimi dell'evocatore, perché niente impedisce a Zeri di andare flash spettralità su quella topside. Ghost Ignite. Perché no? Volendo. Perché no? Volendo. E che non punterei effettivamente alla kill su Ornn. No. Andrei a scalare da quella Zeri. Fondamentalmente sì. Su Zeri difficile immaginare un first strike, però comunque hai Ornn da cui potrei assorbire danni e oro gratis. Ti serve tanto il tempo letale, però. Serve il ramo della precisione, sì, perché hai bisogno di 4 rune prese da quel ramo per funzionare correttamente sul campione. Molto curioso tra l'altro della forma che potrà prendere questa Zeri topside nella 13.1B. Sì. Perché Zeri... Allora, la 13.1B è stata strana con Zeri a livello di clemenza, perché da un lato le ha dato un po' di potere in più, dall'altro lato ha dato troppo potere in più ai suoi counter principali. Esatto. I peggiori counter di Zeri sono Draven e Samira. Che campioni sono rotti in 13.1B? Draven e Samira. Quindi scompare bot, ma perché non giocarla un po' di più top, mi chiedo io? E vedremo allora, questa sarà la masterclass forse di Nuke per l'ultima partita di questa giornata. Lo scontro fra Cyberground e GG Esports si appresta ad iniziare. E allora, benvenuto, Forsaken Chad. Ce l'abbiamo, ragazzi. Abbiamo il Forsaken Chad sulla landa. Basterà la ciaddanza ad avere ragione di Zeri top. Come ti dicevo, tempo letale, il setup e flash e spettralità. Per forza. Non devi dare fastidio. Non perfetto. Non deve essere altrimenti. Doppia armatura per Forse, che neanche una preghiera, penso, da parte sua. È andato ad accendere velocemente. Lo vedevamo fermo all'interno della sua giungla, corsettina in duomo, cero acceso a tutti i santi a cui si poteva appellare per questa fase di corsia. E senza considerare che il jungler è vai. Quindi comunque un jungler dall'alto ganking, sì, potential, qualora Forsaken cercasse di fare voce grossa su quel quadrante. Sono un po' curioso su Miss Fortune, che abbiamo visto prima, eccolo, vantaggio del mago ladro per lei. Sì, potrebbe trattarsi di Miss Fortune morta, se continua a camminare in quel lato della mappa. Molto, molto possibile, Matteion interviene. Non è una build Miss Fortune morta, no, però è quello che abbiamo rischiato di vedere. Non è una skin, è una... Sarebbe bruttissima, nel senso, per l'amor di Dio. Tipo una cosa tipo sposa cadavere, però chiamata male. Team marketing in shambles. Nuova skin Miss Fortune morta. Comunque fastidiosa, cioè, al di là del morta o non morta, sta picchiando come poche cose ho visto picchiare e stiamo vedendo queste lane al momento, quindi... Sì, non fosse che la draft dei CGG non permette di inserirla in maniera eccellente, mamma mia. Yes. Meraviglioso, stupendo. Start di Mietitore. Ornn non ha visto un minion fino al secondo minuto di partita. E si deve ritenere fortunato, tra l'altro, di averlo fatto. L'ha fatto dalla distanza con un'abilità. Miss Fortune, chiudo il discorso velocemente. Sarebbe potuto anche essere da lì, Andri. Sì. Mi piace. La forma da potere magico è stata buffata nel tempo, quindi può funzionare bene a prescindere. Sempre piaciuta molto la build da lì, Andri, che poi mi dà una build ibrida alla fine. Non lì, Andri, mannaia oscura, utilità, raffica. Serilda. Andri, okay. Serilda è disgustosamente forte, ragazzi. Fate e ulti e avete shottato un avversario realisticamente. Velia passa sul lume. Matteo e Yeppe Hu sembrano non essersene o accorti o quantomeno interessati. L'ondata purtroppo per loro è tanto in avanti e ora si incontreranno Velia e Navatar, ma uno al red buff, uno al blue buff e soprattutto uno a un'altra summoner spell, che è Vigil, che passeggia lì in zona. Alla fine non si concretizza l'invade, se ne andranno i giocatori dei Cyberground senza alcun problema. Arriva anche da parte di Dreammaker un po' di assist alla distanza con le visioni dell'impero. Non trovano nessuno in quel cespuglio, si torna a farmare. Bisogna considerare anche che Wukong contro Vai non se la cava benissimo nei primi livelli, perché ha bisogno di tempo. Ha bisogno di far staccare la sua passiva, ha bisogno di combattere a lungo. Vai lo tiene fermo per tutto quel tempo e continua a picchiarlo. Quindi l'inizio del trade di Wukong prevede solitamente mezza barra degli HP già scomparsa. E prevede una Vai che sblocca un buff alla velocità d'attacco e riduce l'armatura avversaria. È un mismatch-up molto difficile da navigare quando continui ad essere invaso per via della priorità marcata della duo lane nemica.
neanche solo fare perdere così tempo, togliere pressione ulteriore dalla botnia che sta già soffrendo nonostante i trade non fossero male, è un lavoro eccezionale da parte di Velia, che potrà tranquillamente tornarsene nella sua giungla a farmare quello che le mancava. Arriva il Russ costante da parte di Yave e Tinelli. Una Sivir che per fortuna non vediamo più nella sua forma da letalità. Mamma mia, quella no. È scomparsa da tempo e siamo molto felici di questo. Quella non mi è mai veramente piaciuta. Parlo di altre aberrazioni in maniera molto apprezzante. Non so neanche come si dice, ma lo utilizzo in questo modo. Si vede da letalità veramente no. Veramente campione sbagliato in questo caso. Comunque non è che faccia poco male, come stiamo vedendo. Insieme a Merdinger stanno maltrattando Yeppeho e Taeyeon. Nyuk si va a prendere anche Largo Granchio, si era annoiato di avere a che fare semplicemente con Forsaken. Forsaken ha già utilizzato il suo teletrasporto, Nyuk si trova a tu per tu con Navatar e Navatar farà bene ad andare via perché ci sono due livelli di distacco con quella Zeri. Zeri che comunque non temeva in alcun modo la possibilità di avanzata da parte di Navatar grazie alla sua scarica di scintille. Ora, sai, Velia passeggia. Zeri è come se fosse un regalo a noi giocatori, un regalo che neanche ci meriteremmo. Amo Zeri. Non continuare, ti prego. Non ce la faccio. Ti vedo disgustato, ragazzi. La cosa più divertente di questa partita è vedere il mio collega cercare di trattenere i conati dal vedere questa situazione in corsia superiore. Ma perché non ne posso più? Già il meta degli AD Carry, non dei supporti, ovviamente, perché quello ha cambiato tanto. Era tutto basato sul disgusto della scorsa stagione. Trovarci Zeri così in solo, perché? È solo l'inizio, questo è anche altro. Aspetta Queen Kraken Navori in 13.1B. Aspetta. Però è lì, Queen lì è dietro. Queen è più divertente di Zeri almeno. Allora, una piccola nota personale. Zeri è disgustoso come campione, ma è dannatamente divertente da giocare. Giocare Zeri è veramente, veramente divertente. È uno dei campioni che mi sono di più divertito in vita mia a giocare. Meno male che si vengono da altre parti, almeno smettiamo di parlarne. Non Avatar, Avatar, vatti a suicidare, almeno parliamo delle kill. Non parliamo di Zeri, ti prego, basta. La giocavo top comunque. Sì, cazzo. Nel senso. Figurati. Ecco, piccola parentesi per la 13.1B. Anche Zeri sfrutta molto bene la Navori come secondo oggetto, perché può resettare meglio il suo scatto senza aver bisogno di enormi probabilità di critico e quindi dover scalare al terzo oggetto. E questo le permette di muoversi molto bene nei teamfight. Niente, botlane riescono a pulire adesso le torrette senza alcun problema. Yeppe e Taeyeon, non c'è visione, quindi non vedono un Avatar arrivare. Potrebbe anche essere solo per accompagnare l'ondata, ma c'è anche Velia. Qui sarà azione tra poco. Yava va in avanti. Ricochet tradisce la presenza di Navatar. Caricato lo spaccaferro, va sul clone però. E quel flash non bellissimo, Velia. Però sta arrivando però anche il flash in avanti su Taeyeon, che riesce ad allontanarsi. Flash e spettralità attivati. E Tinelli, come sempre, dietro le sue torrette, nei cespugli, a picchiare, a pernacchiare gli avversari. Sì, da parte di Vigil, assalto curioso, perché comunque c'è stato il flash e prigione runica senza marchiare gli avversari. Sì. È arrivato solo il rallentamento su Taeyeon e questo non ha permesso il lockdown. Ma l'idea era comunque molto buona, se consideriamo che Ryze non sta avendo la fase di corsia da sogno di Ryze dove hai permaprio, però è già riuscito a muoversi, a differenza di Swain. So che il farm in top lane non è realistico perché Nuk sta frizzando l'ondata, ma 52 minion sono più o meno 49 più di quelli che pensavo avrebbe farmato Forsaken in questo early game. Sono totalmente d'accordo, penso che Forsaken stia gestendo bene gli spazi. Diventa però pericoloso nel momento in cui dall'altro lato c'è stato lo start sul mietitore, perché questa sì, è stata una fase molto a ras centrica da parte di Zeri, perché stavi giocando in una condizione dove avevi la corsia totalmente gratuita, però contemporaneamente una fase di accumulo. È una frase dove Zeri ai suoi oggetti ci arriverà. Continuano a giocare anche attorno a quel poveretto di Navatar che non sta passando un bel quarto d'ora. Lo vogliono chiudere. Nuke va in avanti, decide di non insistere. Viene resettato il Gromp, forse che va a dar man forte al suo jungler. E sono costretti un po' a fare questo movimento per permettere di farmare i lupi addirittura a Wukong. Occhio qua botlane, granata a vuoto. Yep può provare ad arrassare, ma picchiano ancora Aia! Troppo più forte i Cyberground. E come se lo fanno? Quella è una lama boomerang che inizia davvero ad essere troppo difficile da gestire. Miss Fortune, corsia inferiore, viene confermato il potere magico per lei oltre all'oggetto da supporto. Abbiamo un libro, ma abbiamo una Miss Fortune che non sta reggendo questa pressione di corsia.
Ci sono tante risposte date dai tiratori dalla corsia inferiore se si deve giocare contro Heimerdinger. Al momento questa Miss Fortune non sta riuscendo ad esserlo. È però una Miss Fortune che ha già completato la sua missione. Sì. L'ha completata molto in fretta, praticamente proccando a cooldown il vantaggio del mago ladro su Heimerdinger. E quindi è una Miss Fortune che già inizia a dare un po' di utilità in più. A proposito di risposte, dovrei darmene una tu. Vai. Quella lacrima per Taeyeon con Faretra Solare. Solo mana per la lane. Potrebbe arrivare la... Ne parliamo dopo. Ascensione demoniaca, visione dell'impero che non vanno a segno, ma continua Dreammaker a fare un sacco di danno. Anche la preghiera maledetta. E arriverà la prima uccisione della partita. È un first blood per Dreammaker a danni di Vigil. Giocata molto bene qui da parte di Dreammaker, specialmente sulla preghiera maledetta. E da parte di Navatar, chiusura comoda, che lo porta tra l'altro a sfogare un po' delle angherie che aveva subito precedentemente, anche cortesia del midlaner nemico. Taeyeon, granata che va a segno. Che male. Ustione, catena corruzione che partono, ma Yava con la caccia grossa lo insegue, trova l'uccisione Tinelli. Povera, ecco il pollice anche lì in su. Chiudiamo il discorso sulla goccia. Effettivamente la Muramana è un oggetto che dà danno on hit. Quindi se hai bisogno di mana per continuare a usare le tue abilità e vuoi un po' di velocità d'abilità, è un oggetto che ti permette di avere dei danni on hit fisici, in questo caso non magici come avresti normalmente nella build ibridizzata su Speranza Perduta, ma comunque è un oggetto on hit. E considerando che non stai rispondendo in nessun modo alla pressione di corsia avversaria, ti accontenti di stringere la mano e dire scaliamo ragazzi. 10 minuti, 20 secondi, arriva la mancetta, Nuke, viene completato il suo mettitore, ma occhio qua perché ne va tra ben avanti. C'è però la torretta di Tinelli ad impedire l'avanzata del clone, anzi dell'originale, dopo che il clone era stato già piazzato all'indietro. Yeppeau cura Yava, la sua Q viene intercettata facilmente, ma almeno c'è la risposta da parte di Taeyeon con un po' di danno alla distanza. Si cerca semplicemente di prendere tempo. Da quella bot side devi scongiurare la conquista della torre. Varus on hit contro Miss Fortune e Heimerdinger. Bang, bang, bang. Ok. Bang, bang, occhio al ciclone, spaccaferro che viene caricata. Arriva anche il bullet time. Oh, Taeyeon se ne va. Alla fine Taeyeon riesce a uccidere. Non c'era il ciclone per interrompere la fuga, ma non serve. Con questa esecuzione Dreammaker intanto utilizza la sua suprema, perché c'è anche Forsaken ad accogliere Vigil. E sarà proprio Forsaken a dare uno schiaffone in faccia al mid dell'avversario, a raccogliere la sua prima uccisione, e questo lo rimette davvero in carreggiata adesso. Sì, Forsaken sta giocando una lane difficilissima da giocare, dove sta riuscendo comunque a farmare, dove soprattutto non ha perso esperienza nei confronti di Nuke e riesce a ruotare meglio della top lane avversaria, perché la top lane avversaria aveva preso di nuovo tempo per congelare. Adesso arriva il push, ma adesso potrebbe già essere troppo tardi, o meglio lo è, ha già preso una kill in mid lane che rallenta ulteriormente l'impatto di Ryze in partita. E in tutto questo, altro piccolo dettaglio che tanto piccolo non è, completata la virtù radiosa, no, è 11 minuti, scusatemi, 12 minuti quasi, c'è il messaggero nell'inventario di Velia, l'occhio però sta per scadere, è tanto tempo che l'hanno utilizzato, catena che connette invece, tanti danni su Yava, Geppi costretto a flashare via, c'è anche Navatar in avanti, trova il ciclone su Velia, Vigili ha raggiunti, freccia e fermati a Renditi, ma poi è bloccato lì sul posto Navatar, non può fare follow up nessuno, neanche Dreammaker è arrivato col teletrasporto. Messaggero che viene infatti evocato per rispondere alla tua domanda di prima. Era arrivato il momento, stava scadendo, sarà primo mattone in bot. Dreammaker. E Dreammaker non è nella condizione di guardare lo schermo a colori troppo a lungo. Quasi l'ascensione demoniaca, sta aspettando, sta prendendo tempo, non trova la preghiera maledetta, viene bloccata la prigione dell'unica, arriva di danni, oh, e alla fine non riesce a sopravvivere, ma cade! Anche Vigil a kill va proprio su Dreammaker grazie alle bruciature degli Andri. Velia! Che rischio! Corsia inferiore però effettivamente cade il primo mattone, Nuke nel frattempo anche lui rotazione sulla mid lane stavolta per prendere altre placcature. Ne ha già prese 3 sulla corsia superiore, ne ha prese 2 sulla corsia centrale, Nuke già oggetto mitico completato da un bel po' di tempo e si sta portando verso gli stivali, ha bisogno di quei berserker. Sono così contento di aver visto almeno per 2 partite, diciamo 1.5, questa la consideriamo 1.5 partita più o meno, vedere Dreammaker performare bene. Sono veramente contento per lui, l'ho parlato anche esplicitamente nello scorso cast, la settimana scorsa. È un giocatore giovanissimo che ha dimostrato già una crescita enorme durante tutto il 2022. Questo può essere veramente l'anno in cui riesce ad imporsi rispetto ad altri nomi. È un 2003, 2005. È un 2000 e poco, non lo so.
Comunque, la corazza delle strutture sta per cadere. Le placcature ormai lasceranno il passo a questa pressione che si estingue sulla mid lane, cortesia di Taeyeon. E questo significa comunque dover fare la prima fotografia alla partita, perché dalle rotazioni dei tiratori, di tutti quelli che abbiamo in questa partita, possiamo dichiarare la fase di corsia già bella che è finita. Ormai le torri sono cadute, ormai le placcature stanno per andarsene e... fotografando adesso la partita, vediamo i CGG molto in forma. Quel bastone secolare era stato chiuso al 10° minuto, già 4 stack al 14°. Abbiamo poi Sivir sull'uccisore di Kraken e Berserker, Zeri sull'arcoscudo e Berserker. I CGG inoltre portano la loro giungla immediatamente verso statistiche difensive, in modo da sopravvivere più a lungo in caso di assedi prolungati. E questo anche è particolare, perché a giudicare dal martello quella sarà una mannaia oscura. Qui è contestualizzata molto bene. Flash da parte di Teio, non trova Velia, va in avanti anche Navatar, c'è il ciclone. Velia sembra non poter scappare, ferma Terrendidi che però regala l'uccisione a Yeppehu. Sta arrivando anche Dreammaker, ma sono già lontani Cybergun. Anche Forsaken in zona, con la Suprema pronta ad essere utilizzata. Occhio ora, perché potrebbero girarsi proprio su quest'Horn i Cyberground. Testata che occhio. Hanno cappare Nuke, l'insistenza in avanti, schianto elettrico, evocazione della forgia. E Nuke la vittima, non trova però il bersaglio. Forsaken riesce a flashare via il top laner dei Cyberground e a salvarsi in questo caso. Ma quanto rischio! Bassi gli HP, bruciatura non ancora disponibile perché gli FAO non ha ancora chiuso il suo Liandry, ma c'era quello di Dreammaker. Yava continua a tenere a distanza le ondate e gli avversari, ma Forsaken sta giocando una meravigliosa partita con questo campione. Pazzesco. Considerando quanto ha dovuto subire in fase di corsia, considerando quanto Zeri poteva costruire con quelle risorse, Forsaken per adesso... Vigil trova la prigione runica. Aia. E trova l'uccisione anche su Yep, che era colpevolmente in avanti senza visione, con anche Vigil e Tinelli che stava arrivando sul flank. Poco da fare. Sì, è una Miss Fortune che ha poco a che spartire con gli avversari se viene bloccata. È una Miss Fortune che deve cercare di giocare dalle distanze, e lì non la definirei neanche overestesa, era al centro della corsia. È stata una buona posizione da parte di Vigil quella. Messaggero aggredito dai Cyberground, c'è il primo drago della partita ancora a disposizione per i GG Sports. Infatti Navatar va a conquistarlo in questo momento. Anche un patting intelligente da parte sua da dietro per evitare la visione eventuale avversaria che vediamo esserci. Tutto inutile perché... no, non l'ho notato, non c'è... ci sono gli occhi su Navatar, quindi sì, non c'è visione da parte di Nuke sulla presa di questo drago. Portato a casa, Dreammaker voleva... aiutare, ha semplicemente immolato un po' della sua barra del mana, al momento neanche rimpinguatissima. Vigile però nel frattempo si porta a splittare sulla struttura e se la porta a casa. Questa è la seconda torre per i Cyberground. E Midlane c'è sempre un sacco di tensione, perché Tinelli può trovare un inserimento da un momento all'altro. Vi rimandiamo un'altra volta al primo game di questa giornata, quello che Angry Panda da nudo riusciva a fare praticamente con questa Emerding. Ora ci provano, ed è una corruzione che però vanno a segno, le frecce che vengono purificate, ma Navatar flash in avanti, c'è il bullet time, ma non riescono a proteggere comunque Veli. Arriva il teletrasporto di Forsaken, arriva il dio della forgia, ma sono già tutti lontani. L'ho cappato Tinelli, ma non c'è chiusura che tenga. Dreammaker è sul flank, aspettando per cercare l'inserimento con la spettralità e con la sua ascensione demoniaca, ma nulla da fare. Dreammaker è sul flank, Zeri sta pushando nel frattempo. Sì. Zeri sta prendendo risorse in corsia laterale. E la sua fase di accumulo sta durando un bel po', ma ci troviamo comunque... No. È andata maluccio. Sì. Sulla mid lane. Parlavamo di come Yava stesse tenendo a bada le ondate e gli avversari con la sua pressione, qui ne ha esercitata un po' troppa. Forsaken, scusate, Dreammaker è da un po' che non torna in base. Pensa abbia parecchi gol da spendere. Quello è Liandry più sigillo scuro da tanto tanto tempo. 1500 gol infatti. Sì, è vero che gli spike sono degli spike costosi sulla build di Swain, sì. Perché vuoi comunque oggetti intermedi che non siano semplicemente una cintura del gigante per qualche HP extra. Quindi ci sta a aspettare, ci sta a cercare di tenere sotto controllo la mappa. Nuke il più ricco di tutti, questo non sorprende. Il suo farm stellare, quasi 200 minion al 18° minuto. E in tutto questo ci dobbiamo mettere anche il proc del mietitore che è aggiunto gold extra. E ora anche Runan, come giustamente dicevi, poteva arrivare e arriva a poco range da parte di GG Sports, quindi facile per lui poterlo utilizzare. Pensate, potrebbe essere anche il nostro intervistato, potreste fargli qualche domanda sul perché di questo abominio. Tipo, perché sei così bello
da giocare ranged top laner e gli altri top laner no. Collocato il messaggio della Lambda. Catena che va a segno su Vigil. Si apre il bullet time, si aprono le fiamme, ma non c'è nessuno. Va arrivati Dreammaker ora. Trova anche la preghiera maledetta. Dreammaker, che lavoro strepitoso insieme a Forsaker, che stanno facendo lo shutdown. Va ancora una volta, però su Yep le ha prese tutte. Lui le kill. È una Miss Fortune da potere magico. È uno di quei supporti dove non sei triste di dare risorse. È una delle cose peculiari di giocare il doppio tiratore. È vero, uno dei due tiratori non farma risorse nel senso più canonico del termine, però comunque entra in partita e se prende risorse sei felice perché è un carry. Tinelli? Okay, Tinelli! Okay. Solo Velia e riesce ad allontanarsi alla fine. E semplicemente stanno cercando di tenere a bada la mappa. Avatar aggredito, si continua a combattere, altro ciclone, i danni da parte di Taeyeon si fanno sentire, Velia scappa al di là del muro con lo spaccaferro, forse che avrà rallentato dal laser ultra shock, guarda il flank, guarda chi sta arrivando, è Vigil che corre, è Vigil che prova ad inserirsi, è Vigil che se ne va. Un po' ci ha provato però. Troppo tardi purtroppo, la pressione dei GGE si era già estinta e i GGE qui sono stati bravi a prendere le distanze. Unless, ci prova comunque. Portale delle ami in avanti, prigione runica, arco scudo immortale che si attiva, non trova la preghiera maledetta stavolta Dreammaker, prova forse che sul flank, c'è la guarigione da parte di Yava, Vigil riuscirà a scappare, prova ad allontanarsi, niente da fare, la kill va su Navatar ma c'è anche lo spaccaferro, non va a segno, bello il passo di danza di Forsaken e forse si interrompe qua l'azione, un altro spaccaferro caricato ma non ci sono i minion in avanti, sono già sotto la torre GG. Una costante di questa partita però è Zeri che pusha. Ogni volta che vediamo queste azioni estinguersi in un niente di fatto, c'è comunque Nuke dall'altro lato della mappa che sta prendendo risorse, mentre Ornn è per ovvi motivi forzato a giocare col team. Ovvi motivi tipo non essere una persona disgustosa. Solo perché Forsaken, te la passo, ma sai benissimo che i ranged top laner sono chiaramente la scelta più opportuna. Stanno per arrivare le spike intermedie di cui parlavi, Dreammaker è molto vicino al suo bastone di... lo scelto di Lai. O a braccio demoniaco, effettivamente sono lo stesso oggetto con un colore diverso. mentre Taeyeon col pugnale dell'Ira ora si attiva un po' di più per quanto riguarda il DPS, oltre che comunque il danno grezzo delle frecce che è già altino. Sì, questo sta arrivando comunque con la lacrima ancora nell'inventario, quindi non abbiamo informazioni sulla volontà o meno di chiudere quella muramana come oggetto NIT. Vedremo che direzione vorrà prendere, anche perché non c'è una vera e propria frontline pura di ruolo nei CGG come possiamo invece identificare in Forsaken per sì. I GGE. Quindi andare a optare per una forma di danno non ibridizzata, seppur nella build NIT, potrebbe essere una scelta interessante. Secondo te, a guardare l'inventario, di chi ha paura Forsaken in questa partita? Beh, sono quasi sicuro che la risposta sia non di Heimerdinger. Sì, probabile. O di Ryze, insomma. Forsaken ha anche bisogno di tenere a bada le ondate sulle corsie laterali prima di muoversi per giocare col team. Una volta che Ornn sta giocando in mezzo al team, quello che fatto è fatto. Il suo inventario gli permetterà comunque, anche grazie alla virtù di Osa, di tankare a lungo. Il punto è che deve riuscire in corsia laterale a pulire le ondate senza subire troppo arrasso ed essere quindi tagliato fuori dai giochi. Cosa che effettivamente Forsaken per adesso è equipaggiato per fare. Arrivano inoltre i primi oggetti mitici con il livello 13, c'è cioè la sua alba primordiale. E è un oggetto veramente forte su Ornn, ma veramente tanto forte. Sarà comunque Drago per i GG Sports, non sembrano interessati a contendere i CGG, riescono a mollare la presa, stavo aspettando e tenendo d'occhio anche qualche cooldown interessante, tipo la spettralità di Dreammaker che è tornata in questo push. Nuke può prendersi la torre senza alcun problema, proverà a fare il possibile Forsaken, ma penso potrebbe non essere abbastanza, invece sì, arriva lo schianto elettrico, flash però bellissimo per evitare il knock-up del Dio della Forge, comunque un interessante scambio per i GG Sports, se non fosse che Cyberground, zitti zitti, quatti quatti in due, si stanno per portare a casa il Barone Nashor, devono mollare la presa, scappate, non c'è il Dio della Forgia ma devono comunque andarsene, bullet time che si apre, il DPS non è abbastanza ma Navatar potrebbe ringraziarli, è sul barone, torna da dentro anche Velia, va, cade Forsaken ma cadrà il jungler dei Cyberground, è un disastro per le Aquile, il barone regalato ai GG Sports, taglia un flash su Nuke ma non riesce, Dreammaker nel frattempo trova Yava e c'è lo shutdown per Taeyeon ai danni di Zeri. Dreammaker contro Tinelli non è altro che una formalità per trovare un'altra uccisione su Swain. Vigil pusha, ma la double kill, la double crunch se la prende Dreammaker. Nel frattempo sì, c'era un push da corsia laterale, ma i CGG non possono continuare a giocare la mappa come se stessero giocando 5 Tryndamere. Baron in 2, vedi il lume e ci rimani?
Follia, follia pura, e i risultati li vedete chiari sul tabellone. I GGE hanno ripreso in mano una partita che apparteneva ai Cyberground fino a quel momento. Sono 1300 ore gold di distanza tra le due squadre, ma gli spike importanti sono arrivati. C'è il trucco, l'inganno della Cadrega, i gold bonus che Ornn va a dare al proprio team, quindi esatto, il grafico dei gold conta veramente poco adesso. Ricordiamo, ogni ornamento ha un valore statistico di circa 1000 gold, sì. Poi ovviamente non è come iniettare immediatamente 1000 gold sul tabellone, perché dipende molto da come gli oggetti vengono contestualizzati, trattandosi principalmente di stat flat. Forsaken ha tankato tantissimo prima di andare giù, è riuscito a dare il tempo ai suoi compagni di squadra di solare una vai, rientrata tra l'altro prestissimo dentro a quella tana del barone, pur avendo visione. Questa è stata la cosa che ha avuto purtroppo profumo di incoscienza. E Dreammaker, Dreammaker davvero una gran presenza su Swain, molto più felice di quello che abbiamo visto l'ultima volta. Assolutamente sì, e anche una composizione ideale per giocare questo Swain. Range bassissimo da parte degli avversari, parlavi del range ridotto di Zeri, e Zeri cammina dentro l'ascensione demoniaca praticamente. Sivir deve avvicinarsi al team, Ryze manco a dirlo. Solo Emerdinger può essere la risposta, ma Emerdinger da solo non può gestire quello Swain che rallenta gli avversari, che ha la spettralità dalla sua, che ora avrà anche lo stopwatch e tra poco la cassetta di Zonia per essere veramente fastidioso. Ma adesso però Nuke ci prova. Avanti, ancora lo schiante elettrico, ma ti interessa davvero poco. Forse che ne è già in salvo, nonostante il flash. La torre no, però. La torre è crollata, quindi alla fine lo split push di Nuke, che sta giocando la versione più Tryndamere possibile di Zeri, si sta facendo sentire. Avatar ci prova dalle distanze, ma Forsaken arriva col teletrasporto dritto dentro le torrette e praticamente sta rischiando di morire. Trova però Tinelli, trova il knock up, arriva anche in Avatar. Questo è un Tinelli che verrà boncato a morte dalla simia, baby. Che si trova l'uccisione, e il push dei GG Sports continua imperterrito in corsia centrale, e inavvicinabili sono gli skill shot da parte del team dei GG. Tutti nell'assedio grazie alla mano del barone. Dreammaker è lì a fare da palla da demolizione aggiuntiva per la sua squadra. Frontliner ormai di ruolo con uno Swain che è forte di Riley, può continuare a rallentare gli avversari nel tentativo di contesa dell'assedio. La lunga gittata di Varus si fa sentire, la presenza di Ornn si fa sentire. Forsaken ad ora sta giocando un Ornn fantastico. Sì. Forsaken, mi rendo conto che sia difficile dare troppi meriti a Ornn all'interno di scenari dove comunque le azioni vengono risolte o da Swain o da Wukong per il danno ai controlli ad area, ma se andiamo a prendere in considerazione nell'equazione che ci porta a giudicare questi giocatori anche lo stato di partenza. Vigil va in avanti, Vigil ha trovato Taeyeon e Nuke arriva e firma l'uccisione. Aia! Questo è grave, Dreammaker è troppo lontano per fare qualcosa, passa sul lume. Purtroppo Taeyeon è puntuale, Vigil a punirlo. Sì, Nuke ha un frammento d'infinito. Quella è una Zeri che adesso picchia, il danno c'è, bisogna rispettarla. Oh, Velia va in avanti, in Avatar molto basso in HP, forse che entrava un knock perfetto, ma non c'è nessuno a fare follow up. Occhio all'ingaggio di Dreammaker che non riesce neanche a premere la sua suprema. Il bullet time si spende nel nulla, sono shutdown restituiti adesso a questa Zeri. Purtroppo questa è l'azione che mette l'NA in Navatar. Abbiamo il flash disponibile, abbiamo il ciclone disponibile, nessuno strumento difensivo utilizzato, catena di controlli connette e la simmia ci lascia le penne. Questo permette ai CGG di prendersi altre fette di mappa, questo permette ai CGG di recuperare una situazione che stava iniziando per loro a virare sul disastroso. Quello che ha fatto veramente tanto la differenza però è stato purtroppo tutto il focus su Dreammaker appena morto Wukong. Perché Dreammaker, sì, fosse sopravvissuto, aveva lo stopwatch da utilizzare all'epoca, all'epoca di questa morte, non ancora la Zonia, e soprattutto la Suprema che ti cambia il fight lì in mezzo. Vieni piantato al centro, non si può avvicinare nessuno. Rallenti tutti, danni percentuali importanti, bruciature applicate, insomma, sì, è una gran differenza, ma purtroppo in quel caso non c'è stato modo di materializzarla perché hanno agito troppo in fretta i Cyberground, sì, quindi anche tanti meriti per loro. Non sarà purtroppo il rancore di Serilda per Yeppe, essendo un support, va per un'ombra tagliente più standard, più lineare, niente di problematico. Il problema è che ora, zitti zitti, con queste resistenze, okay, che riescono ad accumulare, sono più difficili da buttare giù i Cyberground. Dreammaker viene aggredito da Vigil col portale di Reami, trova la preghiera maledetta, trova anche un po' di sustain, e nel frattempo guarda quanto sono in profondità dall'altro lato della mappa i GG Sports a trovare Yava. Yava ci saluta, ha provato a flashare difensivamente, non è bastato, ma i CGG bussano alle porte della base nemica. Dreammaker non può contestare in uno contro due, l'ondata è grossa, la presenza di Nuke sotto la struttura è lì e si fa sentire nella sua pieno splendore.
Non riesce a trovare neanche i controlli perché le maledette non connettono purtroppo. La torre cade, non cade l'inibitore. E il vigile e il nuke potranno allontanarsi senza problemi. Vedi la cosa veramente bella di giocare in ranged top laner? Tu puoi stare lì da top laner, vedere il tuo... Ingaggio, ciao ciao Velia, prego. Ok. Vedere il tuo ADC che muore perché è fuori posizione e avere ancora un ADC in squadra. Io gioco Tristana mid lane per lo stesso motivo. Però vedi? Mid lane. Vabbè, per... cioè, sono meno disgustoso. Puoi veramente dirlo? Sì. Non ne sono così convinto. Sì. Barone, tanto aggredito da parte di GG Esports. Nuke contro Dreammaker ancora una volta, c'è la preghiera maledetta, schiantato dentro le visioni dell'impero. Nuke da parte di Swain, ma l'inibitore va giù e proverà ora a difendere strenuamente questa base. Il Baron cade e devono mollare la presa. È comunque uno scambio non alla pari al 100%. Non cerca neanche l'interruzione del portale degli Ami, salvano Vigile e Nuke. Nel frattempo c'era Tinelli che stava counter junglando con il suo Heimerdinger. Nel tempo libero Tinelli, passione rimozione campi. Ed è comunque un Heimerdinger che sta strozzando di risorse degli avversari che hanno portato a casa un Barone Nashor e che quindi devono essere tenuti sotto controllo. Venduta la lacrima da parte di Taeyeon, quindi non avremo la Muramana, ma credo quella diventerà un angelo custode. Un angelo custode, sì, esatto. Non vuoi andare per Brama Sangue in questa partita, Velia ti salta troppo facilmente addosso. Già. E hai bisogno di prendere tempo, perché comunque quello dei GG è un team che lavora bene in piccoli frangenti temporali nei quali riesci a estendere la resistenza alle aggressioni nemiche, mettiamole semplicemente così. Non puoi curarti se sei stordito da tanti rimbalzi della granata di Heimerdinger. Tra le tante cose. Sì. La pressione in mid lane sembra essere corrisposta molto bene dal doppio tiratore, ondata gigantesca potenziata dal barone scomparsa in uno schiocco di dita. Sì. E stanno aspettando che Dreammaker riesca a pushare il più possibile, ma sta pushando dal lato con i super minion, quindi sarà lenta comunque l'avanzata di questo Swain. Swain sta anche avanzando con resistenza magica nel suo inventario, quindi comunque slot che non vengono immediatamente investiti nel cercare il danno frontale. Il danno ce n'è tanto nella composizione di GGE. Anche cortesia di Miss Fortune con la pietra guardiana superiore che moltiplica in percentuale le sue statistiche. Sì. Occhio adesso la seduta shock che va largo. Velia passa sul lume per pulirlo, forse che cerca di zonarlo. Volevano mollare la presa un pochino in GG Sports, decidono di rimanere in avanti. Taeyeon, Dreammaker e Yeppe, in avatar e sul flank. Forse che in corsa centrale a pushare un'ondata che nel frattempo i GG Sports avevano smesso di accompagnare verso le torri della base avversaria. Quella Zeri inizia ad essere molto preoccupante. Stacca di un oggetto non solo il tiratore della squadra avversaria, ma anche il proprio. Sì. Sivir è vero, è morta qualche volta di troppo, ma rimane una Sivir con frammento di infinito e brama sangue. Questo è particolare da sottolineare perché comunque una Sivir senza tanta velocità d'attacco nel suo inventario. Sivir vuole almeno un oggetto da fervore per essere completamente pronta ad affrontare i teamfight. Oh, Taeyeon rallentato, cos'è da flashare via? Portale di Rami che lancia solo Zeri in avanti, ma quella lo dicevi, stavi dicendo adesso, è la minaccia più grande che ha nei Cyberground. Nuke non ha colpito il lume dentro quel cespuglio, non l'ha visto, è rimasto sotto la visione avversaria, l'ondata avanza, almeno la partita si sta giocando in costante forwarding da parte dei GGE, ogni volta azioni nella metà campo avversaria, e questo significa che per quanto i CGG possano cercare di spaventare i loro avversari, questa mano del barone è stata utilizzata in maniera ottimale. Attenzione però qui. Sì. Potrebbe scoppiare un putiferio adesso. Taeyeon senza flash, ma ha la catena e la utilizza adesso. Va direttamente a segno su Vigil. C'è il ciclone che non connette su Vigil, sono tutti nelli. Nuke dall'altro lato con lo schianto elettrico. Forsaken col TP flank. Trova un doppio knockup. Tutti nel bullet time. Devi Sforgeon, ma arriva Vigil sulla backline. Trova l'uccisione. La prima, in questo caso Yava, sta ancora cadendo alla perfezione. Ma Dreammaker se li porta a spasso. Due. Dreammaker trova la giocata. Troverà anche la kill sulla dica di avversario. Nuke ora è la minaccia più grande. Ma si allontanano i GG Esports, vogliono pushare, vogliono andare dritti, vogliono andare verso la base avversaria, devono tornare invece indietro ai Cyberground, mollano la presa anche i GG Esports perché c'è il drago da prendere da 14 secondi. È un 3x2 con tutti e due i jungler che cadono e questo arriva a paralizzare un attimino la situazione combattiva, ma... i due team se le sono date veramente di santa ragione in quel quadrante. Abbiamo visto che entrambi i team hanno abbastanza potere di fuoco per portare a casa la partita col prossimo fight, se dovesse andare a loro favore. E questa è una cosa che non si può sottovalutare. CGG inoltre stanno rubando i draghi della montagna che Ornn avrebbe voluto portare dalla sua.
Quindi comunque, se da un lato abbiamo Ornn con un'ottima opera di frontlining, dall'altro lato la frontline non è una frontline di ruolo, ma lo sta diventando a suon di draghi. Anche perché, regia, potete cliccare un attimo su Nuke? Perché ho visto 130 di armatura e non ha armatura nell'inventario. E 2800 HP che comunque sì, riescono a prendersi tempo grazie anche alla sovraguarigione, e quello è un inventario pieno di danni. Sì. MC Spada, anche per Zeri immagino Angelo Custode adesso. Angelo Custode che tra l'altro deve ancora arrivare per Varus, quindi capisco perché stiano lasciando Taeyeon al momento fermo sulla mid lane ad accumulare. Una partita che sto per dire stenta a decollare, ma in verità è già decollata. Siamo già nel piano del vivo dell'azione, si sente, la tensione è veramente da palpare tutta quanta. E Velia sta cercando un flank lungo ma efficace. Carica lo spaccaferro, eccolo, va in, trova gli EPU. C'è anche però l'evocazione della forgia, ma è già sparita Miss Fortune. Taeyeon mette giù DPS, hanno trovato Nuke, hanno trovato Zeri, c'è la Stasi, c'è la kill da parte di Forsaken. E guarda che arriva sul flank, c'è Dreammaker che cerca l'inserimento, ma è rallentato dalle torrette di Everdinger. Prende tempo, mette DPS, va in Stasi, ma forse non riuscirà a battere nessuno. Non arriva neanche la sua esplosione infernale. C'è la doppia uccisione da parte di Yava, c'è il portale dei rami per portare in avanti i minion, oltre che Velia e Vigile. Potrebbe esserci la chiusura della partita da parte di Cyberground. Continuano a premere, solo Forsaken in vita, non c'è la Suprema, cercherà di difendere la propria base. Difficile nell'1 contro 4, per quanto Wave Clear Ornn possa vantare, il danno c'è. Bloccato sul posto, deve allontanarsi con la sua carica, piazza un altro pilastro, ma manca troppo all'arrivo dei suoi alleati. 7 secondi, 6 secondi a Yep e basta! Gli altri sono ancora tutti morti! Morirà anche Forsaken, cadranno i GG Sports in questa partita, vittoria dei Cyberground! E soprattutto, vittoria dei Ranged top laner. Esattamente come doveva andare questa partita. Esattamente come doveva andare questa partita. Zeri top, signori, sono molto felice di aver visto questa cosa in chiusura di giornata. È stato proprio un omaggio al sottoscritto. Prossima volta vengo qui con la maglia dei Cyberground direttamente. È stata una Zeri top provvidenziale per il sì, gioco dei Cyberground. Al di là delle battute ovviamente sul ruolo e quant'altro, se dobbiamo spostarci un po' di più sull'analitico, il vero tiratore da DPS nei teamfight era quella Zeri. Sì, assolutamente. Sivir stava contribuendo, è vero, ma stava contribuendo con una build con tanto AD e pochi moltiplicatori. Quindi non la build più canonica per una Sivir. Non era una Sivir che spammava destri, come siamo abituati a vedere normalmente nei teamfight. Mentre il ruolo di Ryze è stato un ruolo strano da identificare, sì, perché spesso e volentieri cercava di solare un bersaglio singolo e burstarlo, ma doveva sempre fare i conti con Dreammaker. Dreammaker ha giocato una partita fantastica, senza ombra di dubbio l'MVP degli sconfitti, sì, però purtroppo non è su quello che andiamo a valutarli. No, e vediamo quali sono i candidati. 3-2-1, voilà, abbiamo Nuke, abbiamo Yava, abbiamo Tinelli, gran partita. Andate a votare Nuke, tutti quanti, adesso, non accetto nient'altro. La chiesa di Tinelli ha sempre i battenti aperti e ovviamente vogliamo bene tantissimo a Tinelli, ma Nuke ha giocato Zeri top, quindi andate a votare per lui e oltre alla partita fategli vincere pure l'MVP. Anche perché questa è stata la prima partita di Tinelli dopo due game di Yumi. La prima partita di Tinelli. Voglio dire, la sì, prima partita che gioca, quindi benvenuto anche lui, ma tra poco potremo dare il benvenuto in intervista con Wolcat al caro Vigil. Prima però di dare il benvenuto a lui, vi diamo l'arrivederci noi, perché da parte mia e del buon Karen è tutto quanto. Buona serata a tutti e linea Analyst Desk. Ed eccoci qui per l'ultima intervista post partita di serata. Finalmente posso parlare in italiano, anche perché faccio una fatica incredibile, ciao, a ricordarmi quando fare la domanda e poi prima di passare alla domanda dopo, faccio di nuovo la domanda in inglese all'intervistato e non la risolviamo. Vigil, è stata una faticaccia stasera, però ti vedo sollevato. Abbiamo parlato un pochino nel fuori onda e ti ho subito chiesto, e te lo richiedo anche qui, alla luce dei riflettori, davanti ai microfoni, cosa ha messo questo game su questo clima un po' di fiesta, un po' di caos? Un po' caotico. Era molto caotico questo game, secondo me, e lo so, proprio grosso è stato non realizzare cosa fossero le nostre beacon e quelle dell'enemy team. Quindi penso che semplicemente siamo stati molto indecisi sul da fare a un certo punto, dal mid game in poi, secondo me. È lì che siamo morti più volte, alla fine dei conti, e dove siamo sembrati molto meno coesi nell'idea del gioco. Ti direi semplicemente che è l'issue, forse, che non avevamo benissimo in mente cosa fare per vincere in quel momento. Una volta che abbiamo raccolto i nostri pensieri, secondo me, abbiamo capito come vincere perlomeno la partita, abbiamo giocato according,
Non benissimo, però. L'importante è prendere la win, dai. Fatto una W e una W, Vigil. Volevo chiederti un pochettino un tuo bilancio personale, visto che sicuramente ora hanno pressure, però sei tra gli osservati speciali di questo PG Nuts. Sei un giocatore che si è distinto nella seconda divisione, che ha stompicchiato la seconda divisione, diciamolo pure. Sei andato molto molto bene, quindi sicuramente siamo molto attenti alla tua transition poi al PG Nuts. Volevo chiederti un po' da parte tua, quali sono gli aggiustamenti che stai facendo, quali sono le difficoltà che stai incontrando? Secondo me, nel senso, sono molto felice di giocare su questo palcoscenico. Sono molto felice che mi sia stata data la chance da CGG e che abbia messo la trust in me da parte del coach staff e di tutti. La difficoltà più grossa che c'è al momento è semplicemente abituarsi a un nuovo tipo di clima, direi, nel senso a livello di team. Anche se noto semplicemente delle differenze fra le persone, non per quanto riguarda il modo in cui si lavora o meno. Semplicemente la difficoltà più grossa è capire qual è proprio il mio ruolo in questo team, perlomeno. Al momento questa è la difficoltà più grossa che sto trovando. Perché per me è molto diverso da qui rispetto alla mia squadra antecedente, dove ho performato il meglio, secondo me, della mia carriera di League of Legends. Te lo chiedo allora. Secondo te adesso, Vigi, dovessi rispondermi qual è il tuo ruolo all'interno di questo team, adesso, cosa mi diresti? Sì. Non so come spiegarlo, devo tenere il guinzaglio, secondo me, in alcuni casi. Ok. Per alcuni, per altri devo semplicemente ascoltare gli altri. Direi che il mio ruolo è fare il guinzaglio di alcune cose, e di essere molto partecipe per quanto riguarda le comms su alcune cose, e su altre semplicemente lasciare che il flow del game vada. Però diciamo che secondo me quando c'è una botta di decisione devo pullare il trigger, diciamo, in alcuni casi. Gotcha. Ti chiedo una breve preview di domani, visto che affronterete Desire. Sì. Sicuramente c'è un po' di history in quel matchup. Che mi dici? Sì, come te la vedi? Diciamo che metà dello staff di Desire lo conosco da quando ho cominciato a giocare competitive, tipo, e poi c'è anche Evan, che abita a 5 minuti da casa mia, quindi è molto personale la cosa. Quindi diciamo che il match di domani è sicuramente quello che sento di più fino ad ora, e voglio semplicemente poter performare bene e mettermi nelle migliori condizioni possibili. Penso che questo qua sia il mio desiderio principale per domani. Vorrei semplicemente salutare Desire, Gine, Rilech, i miei fratelli, e basta, solo questo. Dire semplicemente GL che vinca il migliore domani. Giusto così. Siamo anche noi molto, molto, molto in trepidante attesa per il match di domani. Vigilio, ti ringrazio tantissimo per gli insight, per l'intervista. Ti auguro un buon riposo e una buona partita domani, a prescindere dal risultato. Grazie, ciao ciao ragazzi. Buona serata. Che bello vedere sempre i giocatori così... come dire, così, che guardano ai loro vecchi team, ai loro vecchi teammates comunque, o le persone comunque che conoscono da sempre all'interno del panorama competitivo in maniera così positiva. Tra l'altro Vigil che porta a casa già una W contro il suo vecchio compagno Taeyeon, sì. In Desire, quindi sì. Sicuramente narratives everywhere. Vi passo subito la parola con l'MVP di quest'ultima partita, che è Nuke. Sono due per Nuke. Sì, perché devo andare a cercare. Ah no, aspetta, sto mischiando i miei ricordi. La sua ottima performance ai lui era arrivata contro gli Outplayed, se ben ricordo, no? Sto flippando di nuovo. No. Mi pare che la sua performance da MVP fosse arrivata nel match contro... No, sto flippando di nuovo, era Vigil, l'Emperor. Esatto. Ho preso l'altro MVP per il CGG. Chiedo bene. Esatto. Diffuso. Non togliamo corone. Bellissima di Vigil, Azir, l'imperatore di Cosette. Chiedo scusa. È vero, è vero. No, però mi è rimasto negli occhi Nuke, perché aveva avuto una settimana comunque dei... off su Gwen, ma no, non era lui l'altro MVP. Però che dire, Cree, ti lascio Mike sulla questione della loro comp, anticipando un umile non mi è piaciuta. Poi sì. Ci siamo confrontati sul perché e per come off stream, quindi lascio a te. Secondo me i GG qui hanno
portato comunque un buon pairing contro Laimer. E devo purtroppo criticare il Varus che comunque decide di andare per Lethal Tempo, Ghost, e quindi non ha Hail of Blades per contestare la corsia, ma soprattutto è committa poi sull'on hit, e quindi abbiamo questo Varus che si trova costretto un po' a fare il front to back che non serve, in quanto abbiamo visto i GG hanno comunque dei buoni tools di engage. Abbiamo Ornn, Miss Fortune, che tra l'altro ottimo lavoro di Jeppe e di Dreammaker, che combinavano le loro spell per andare a attaccare quello che era la composizione comunque fragile dei CGG. E Nook in questo caos che si era creato tra questi team fight molto molto confusi proprio, ha trovato veramente tantissime risorse, era praticamente il player più ricco di tutto questo mid game. Devo un po' criticare i Cyberground con il loro mid game, abbiamo visto anche dalle parole di Vigil veramente tantissima indecisione su cosa vada fatto nel game, un mid game dove nel dubbio startiamo il Nashor e vediamo cosa succede, e lì i GG hanno quasi ripreso un attimo il controllo, hanno cominciato a mostrare la loro comp più semplice, e però comunque non sono convinto del dislivello di questi due team, anche a causa di questa draft Cyberground che ho trovato veramente veramente forzata. Un piacere vedere una cosa diversa in top lane, non forse completamente circondata da elementi utili, non c'era un enchanter, non c'era un front to back vincente, però alla fine abbiamo visto anche Vigil, that's a W. Assolutamente, sicuramente non ci lamenteremo più del fatto che i team non ci hanno mostrato qualcosa di nuovo, di un po' più particolare, perché hanno deciso di mostrarcela tutta oggi, quindi rimangio tutto quello che ho detto, mi prendo la colpa. Ma adesso è venuto il momento di fare il recap di quello che abbiamo visto oggi. Abbiamo un red side completamente vincente e un blue side invece sconfitto, quindi abbiamo outplayed vittoriosi contro Desire, Machko contro i Webidoo, Axolotl contro Dani Esports e Cybergeon Gaming contro GG Esports. Etrurian ha sferato il miracolo, eh? Etrurian aveva sferato il miracolo credendo nella win degli outplayed sui Desire, poi ecco, ha volato troppo vicino al sole e ha messo anche GG Esports su Cybergeon. Al momento sulle prediction siamo ovviamente Twitter primo, ma ormai non ci stupiamo né più neanche di sì. Poi abbiamo Karen e Moonboy entrambi con 10 punti, io e Cristo con 9 punti, Etrurian e Wally con 8 e il povero Giornetti con 7, ultimo mamma in classifica. Mamma mia. Devo dire che comunque Axolotl e GGE non mi sembrano così appunto distanti come ce li immaginavamo. Ho visto comunque coraggio, ho visto comunque individualità che mancavano dalla bottom 2 storicamente degli altri split, e domani li vedremo anche uno contro l'altro dall'altro. Mm-hmm. Uno di due andrà a 2 win banalmente e avrà uno score altamente imprevisto, perché ora non ce ne vogliono, però chiaramente nella discussione, se ci fossimo dovuti immaginare una classifica come questa, sull'1-2 avremmo visto meglio Dren Webidoo probabilmente, e sullo 0-2 ci saremmo aspettati, sullo 0-3 che dovenia, ci saremmo aspettati magari G-Sport e Axolotl, invece entrambi hanno già snatchato una win e andranno per la seconda domanda. Stiamo un po' muovendo le carte delle nostre tier list di questa classifica, vedremo se in questi giorni i team saranno capaci di stupirci ancora di più, ma per questa serata è tutto. Noi vi ricordiamo l'appuntamento è domani alle 19 sempre su questo canale. Da parte di PG Esports e dei nostri main partner Nick Nax e KitKat è tutto, da parte mia, di Cristo e Wallcat è tutto, e vi auguriamo una buona serata. Buonanotte. Buonanotte. Around these shadows and mazes and mirrors, everything.